Core di Roma, botta de culo, insomma, mettiamoci tutto in questa vittoria della Roma. Attenzione alla Roma, attenzione alla Roma che adesso va a 17 punti, sto guardando la classifica, va a 4 punti dal Napoli, a 5 dal Milan, a 2 dall'Atalanta, è là, in zona bella, zona nobile. La Roma può tornare e non è un caso, scrivetevelo, non è un caso che i protagonisti sono Dybala e Lukaku. La Roma solo quello ha, perché io in effetti sono andato addosso a Mourinho e continuo ad andare addosso a Mourinho. A me non piace Mourinho, né come allena, né come si lamenta sempre, tutto quello che si vuole, però dobbiamo anche dire che se vai a guardare la formazione della Roma che è in panchina e vai a guardare la panchina delle altre squadre, io certe volte mi chiedo: ma com'è che la Roma si è ridotta così? Comunque, a prescindere, questi giocatori c'ha, e i giocatori più forti sono Lukaku e Dybala, e sono quelli che ti hanno risolto questa partita, perché adesso la Roma si va a sedere, si va a apparecchiare questi bei 17 punti. Attenzione, uno dice per il quarto posto, no, anche per il quinto posto, perché il quinto posto probabilmente darà il posto in Champions League, l'ho ripetuto mille volte, ma lo ripeto anche stasera: se eventualmente andiamo bene come nazione nel ranking del coefficiente UEFA, l'Italia ha un posto in più, se è fra le prime due ha un posto in più in Champions League, che sarebbe a 2 punti, cioè la Roma è lì con un gioco brutto, una cosa brutta a vedersi, ti ci addormenti, però ruggisce l'Olimpico, la Roma, anzi, ho detto male, la Roma non ha solo Lukaku e Dybala, ma la Roma ha anche l'Olimpico. L'Olimpico è importantissimo per questa squadra e lo si è visto anche nell'Europa. Perché va avanti in Europa? Perché è uno stadio bellissimo, cioè è una passione enorme, un divertimento dei romani, si vede che questa Roma è core di Roma. È core di Roma, come la canzone, a forza di cantarla sta canzone è diventata così, la squadra di Mourinho, la squadra giallorossa, la squadra di Fredkin, alla fine è la squadra dei romani. Ragazzi, vincere questo è un segnale forte. Il Lecce ha fatto la sua partita, doveva chiuderla, non l'ha chiusa, e quelli là l'hanno scappellati in due minuti sono riusciti a fare quello che non erano riusciti in 90 minuti. Grande, abbiamo visto almeno 5 minuti, abbiamo visto una Roma, abbiamo visto divertimento, abbiamo visto spettacolo, almeno questo, perché il primo tempo era stato brutto, e così sarà la Roma, fino a quando Mourinho non se ne va, la Roma sarà brutta, ed è quello che ripetono e continuano a ripetere i romanisti. È brutta sta Roma, però a noi piace Mourinho, andiamo avanti così. Se gli piace a loro, che glielo deve toccare? Nessuno. La Roma può lottare per lo scudetto? No, siamo a novembre, già questo lo sappiamo, cioè la Roma ha la bellezza di 11 punti di distacco dall'Inter, non li prende, anche perché non è una Roma a quei livelli lì, però sicuramente può entrare nella lotta Champions, ed è ora che la Roma faccia almeno la lotta Champions. Ragazzi, abbiamo l'Inter, abbiamo la Juventus, abbiamo il Milan, abbiamo il Napoli, manca la quinta squadra per fare un po' di divertimento. Questa quinta squadra è la Roma, è la Fiorentina, io credo che possa essere la Roma, anche se la vedo un po' difficile. Adesso c'è il derby, se non sbaglio c'è il derby, è lì, bisogna vederla. Io capisco, oggi i romanisti sono col sorriso 32 denti, è una di quelle partite che ti ricordi, una di quelle che ti metti nel cassetto dei ricordi, fra 2 anni lo riapri, fra 5 anni ci sai, ti ricordi quando perdevi con Lecce, hai vinto, tutto bello, però non è che questa partita ci dice che la Roma è diventata adesso una bellezza, non è una bellezza, è difficilissimo il cammino. Sto andando a vedere, la Roma ha fatto 22 gol e ne ha subiti 14, ne ha fatto 7 all'Empoli, quindi diciamo pesiamoli 17, 18, 14, una cosa del genere. Voi pensate, l'Inter ha fatto 27 gol e ne ha subiti 6. Cioè, e la Juventus 16 gol e ne ha subiti 6. Il problema della Roma è la difesa. Il problema della Roma, adesso che ha messo a posto l'attacco con Lukaku, è, e forse anche l'anno scorso, è la difesa. Io credo che con il fatto che Ibanez abbia lasciato, abbia un po' impoverito quella, la,
dietro la Roma. A me non convincono Mancini, Hans Smalling, che non si capisce cos'ha, entra, rientra, non rientra, non si sa. Però non mi convince la Roma dietro. Il centrocampo tutto sommato qualcosa riesce a fare, però alcune volte sono troppo nervosi. Mancini, questi qua Cristalli, devono giocare a pallone, non devono rompere, cioè andare lì dall'arbitro a fare, a dire ogni volta, ogni minuto, perché questo ti porta via energia. Ti porta via energia e concentrazione, devono pensare tranquillamente alla partita. E secondo me, se fanno questo, hanno buona possibilità anche di fare bene. Ma fin quando sfrocoliano l'arbitro tutto il tempo, se la prendono. Oggi ha vinto la Roma, ma poteva sia pareggiare che perdere, benissimo, lo sappiamo. Dopo ci siamo divertiti tutti. Questi, ripeto, adesso mi andrò a vedere gli altri youtuber per vedere, perché io sono sicuro che ci saranno quelli che stavano parlando male di Mourinho e si sono fatti il primo gol e il secondo gol. Io, chiusa la partita, ho dovuto fare il video, quindi non ho tempo di andare a vedere cosa hanno fatto gli altri, ma sicuramente ci saranno video del genere dove o lo spengono e rifanno il video, molto probabile, perché tanto tu il video lo devi mandare in onda, se non ti piace non lo mandi in onda. Ma credetemi, molti saranno stati lì. Io ho cambiato il titolo, il mio titolo era Roma-Lecce 0-1, Mourinho si dimette, era questo qua. Ovviamente non lo posso fare più questo titolo, però vedete, non è il calcio, non è che io non cambio idea su Mourinho, non mi piace assolutamente, però ovviamente una vittoria del genere, lui che si abbraccia, ormai se devono rotolare, rotolano tutti insieme, o vanno in su o vanno in giù. E ricordate che c'è anche un'Europa League, perché se la Roma vince con lo Slavia o quantomeno pareggia, si porta il primo posto dell'Europa League nel girone, vuol dire che vai agli ottavi. Metti che agli ottavi ti arriva una squadra farlocca, te ne vai subito ai quarti di finale e lì incomincia ad avere l'appetito di quelle delle cose buone, delle cose buone. L'anno scorso, dopo tutto, la Roma in Europa va avanti, ha fatto due finali. Quindi tutto sommato c'è anche la Coppa Italia che ancora deve continuare. La Roma, questo non lo dice nessuno, se la Roma vince il decimo, cioè vicina alla stella d'argento, comunque sia ti metti una stella, cioè è bello per una maglia avere una stella, si può mettere la stella d'argento se eventualmente vince la decima Coppa Italia. Come vedete c'è qualcosa, in un attimo, in 5 minuti si è passato dalla depressione totale che poteva avere a, diciamo, una cosa un po' meglio, una speranza, gioca, la Roma è lì a giocare con gli altri, è nello stesso tavolo, sta apparecchiando le sue carte e dopo vediamo quello che succede. Ripeto, la Roma ha 17 punti, è a un punto da Super Bologna, 2 punti dall'Atalanta, 4 punti dal Napoli e a 5 dal Milan, non è che proprio sia distante. Dopo, se parliamo di Inter, quella è 11 punti, ma è chiarissimo. Domani faremo punto sul campionato, domani mattina subito punto sul campionato, sarà bello ragazzi, quindi non ve lo perdete, subito in mattinata ci vediamo e discuteremo di tutte le grandi squadre, le otto sorelle, di come sta andando il campionato, chi secondo me vince, chi va in Champions League, insomma sapete qual è il format, e chi va in Serie B, perché domani voglio discutere molto, anche un po' di più, qualche secondo, di solito do 20 secondi per la Serie B, domani faremo 30 secondi per la lotta retrocessione e dopodiché parleremo appunto delle otto sorelle. E sulla Roma c'è tanto da dire, perché ripeto, sto facendo adesso questo video, addirittura prendo il cavo, ragazzi, qua in diretta non lo trovo, mi devo girare, porca della puttana, non so dove è finito, ah, è qua, e prendo il cavo pronto a mettere, questo è il cavo che metto dopo, ovviamente devo mettere il video, lo metto dentro. Alcune volte mi si sballa il video e l'audio sono un po' sballati. Lo sto facendo in diretta perché, ragazzi,